questo posto è incredibile. Io sto pensando, te l'ho già detto tante volte, ma è veramente incredibile. Riprendi un po' il paesaggio. Riprendilo! Il mestiere del videomaker può veramente portare a dei problemi. È iniziata una nuova settimana e fino adesso ho ripreso solo una cosa di quello che ho fatto poco fa. Sto preparando delle cose perché stiamo per partire, per andare in Basilicata a girare un videoclip. E quindi io adesso devo imparare a usare questo telecomando e non sono assolutamente capace. Lui fa tipo l'ha fatto. Vorrei provare a fargli fare dove vai? Funziona. Sta facendo quello che volevamo noi. Una cosa che mi piace molto di questa crocco è la sua valigia. Ci stanno tutte le formine con le cose che devono entrare proprio nei posti giusti. Si va a casa, valigia, vestiti, si torna allo studio. Ogni mattina passo davanti all'edicola fiore, che è là dietro. Bentornati nel canile. Non mollare. Cosa? Il vlog. La truppa è formata da me, lui e lei. Fa una cosa, gira un pezzo in slow motion. Mo i giovani fanno così, fanno lo slow motion. Gira in slow motion. Ma tutto sto casino per raccontate che fai benzina? Beh sì, è figo però, c'è il tramonto, c'è la benzina. Ma sta a fare benzina? E non per cazzo. Pizzeria, piccoli panini scaduti. Però magari c'è una cassa Bluetooth. Trovate in offerta che era già mozzicata, vedi? Siamo arrivati. Senti, ma ci vuoi parlare un attimo di lui? Alle 10:30 di sera, in questa autogrill in mezzo al nulla, io e Adriano Santucci ci mettiamo a fare gli amanti degli impianti wifi e chiediamo alla tizia dell'autogrill, che voleva morire in quel momento: senta, possiamo provare questo altoparlante Bluetooth? E lei accende questo scarto della società e ci mettiamo io e Adriano a fare ma effettivamente. La giornata è iniziata da ormai 2 ore. Stiamo andando in mezzo al coso. Forzetta? Io e il nostro amico Herman siamo già distrutti. Gli altri se la ridono. Abbiamo appena trovato i resti dell'ultimo videomaker che ha provato a girare un videoclip in questa zona. Quello è l'osso della Steadicam. Fa un caldo, però questo posto è veramente assurdo. Salve! E questo è il nuovo mestiere del videomaker. La fatica che abbiamo fatto in questa singola giornata è come una settimana di lavoro. Dammi! Dammene un altro! È qui! Vuoi una salvietta? Dove siamo? Siamo a Pisticci, in provincia di Matera. Riprendi un po' il paesaggio. Riprendilo! Ho rapito la camera vlog di Matteo Bruno. Questa mattina non si è alzato. Faccio finta di essere Matteo Bruno. Prendo la busta. Poi prendo la stessa busta anche da qua. Prendo la stessa busta anche da qua. Sono simpatico, eh? Sì. Hai fatto il bulletto, eh? Bravo. Comunque, macchina carica, andiamo a girare. Certo che ci si trova in situazioni particolari, Le stavo convincendo pian piano, No, mi fissavano però. Fate giocate con l'aerocottero. L'aerocottero? Lo fai volare con il cellulare? No, questo lo lancio. Non lo lasciare che cade. Vedi, perché fa la sgommata. Anche questa avventura è giunta al termine. Domani si monta e adesso salutiamo la troupe là dietro e andiamo. Siamo tutti riposati adesso? Adriano, non sento della rabbia. Dove sono gli occhiali? Oh my god! Ora da che siamo così stanchi e riposati, passiamo a domani. E adesso è proprio il momento di andare a montare il video che abbiamo girato. Tutto è pronto? Ti piace lavorare col trackpad invece che col mouse? Mi fa schifo. Mi fa schifo. E di là? Quanto manca? Che ci mettiamo lì in quel buco? Hai trovato la soluzione? Non ho trovato una soluzione. Questa post ci sta dando delle soddisfazioni. Finita questa sessione di montaggio, è giunto il momento qui dietro di fare il parlato del vlog della settimana scorsa. Vediamo Santucci. Scusa, potresti fare tu la settimana prossima, lui fa la settimana scorsa, io faccio il presente. Avevo detto che l'avrei fatto.
fatto nel futuro, ma si vede anche nel passato. Per concludere la giornata si va a casa di Federico Baroni. Questa sera c'è la puntata di X Factor in cui lui è lì che canta. Andiamo tutti a mangiare della pizza e poi a fare a urlare quando lui è in TV. Toh, guarda che ho appena incontrato. No? Ciao, ciao, dammi il 5. Pizza. Grazie mille. Alla prossima, ciao. Ciao. Freddissimo. Oh! No! Cosa hai fatto? Bello, gli ho detto anzi. Sei pazzo! Avanti, il prossimo concorrente, grazie. Il mio pezzo che ho scritto per mia mamma. Bravo! Ti amano tutti, tutte le mamme. Pieno. Il miracolo della post-produzione si è rappresentato in questo momento. Federico che si gratta il naso. Sembra che lui sia una persona molto sgarbata. Piccola parentesi a caldo. Quando vediamo un programma tipo X Factor, non pensiamo di star vedendo un programma sulla musica. È un programma di intrattenimento. Con la musica non c'entra niente. E su questo mio pensiero, buonanotte. È venerdì e questa settimana decisamente movimentata sta giungendo finalmente al termine. Sono stato invitato qui dietro al Maxi, che c'è un evento che parla di web e di cose web. In tutto ciò ci manca Marco Cioni. Molto bene, ciao. 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 Matteo. Ciao. Piacere. Marco. Vai, ci sto. Ok. Andiamo. Yeah. Pazzo del villaggio, sto per fare le foto per questo evento. Perfetto. Così. Attendo un loro ok, però forse non mi vado a mettere là davanti. Prima di iniziare una rapida intervistina come antipasto. Buongiorno e bentrovati da Radio 108 Network. Ciao Matteo. Ciao a tutti, ciao. Sono qui per parlare un po' del fatto che da che facevo i video nella mia stanzetta che adesso abbiamo una società di produzione spilletta. Io faccio film. Improvvisa sessione di upload del video perché abbiamo beccato una linea pazzesca al Maxi. Se dovete caricare dei video, venite al Maxi. Venite al Maxi. Non per tutte le opere incredibili che ci sono. No, al Maxi no, per il wifi. La sala è molto bella. Oh, salve. Salve. Ah, di nuovo, di nuovo. Due video su due. Matteo, Bruno, dov'è Matteo? Un po' di cose. Sì, c'è un po' di piacere. Cose. Ma ecco, stai già facendo delle cose. È una vita rovinata, il web è una cosa incredibile. Già, siamo già dentro? In diretta. E così i nostri eroi senza pranzo cambiano sala e vanno al secondo panel. Sono loro laggiù. Hanno messo un tombino per quando uno dice una cosa sbagliata, che si apre e noi cadiamo. Qua. Questa crescita che c'è stata adesso si riempia di contenuti, che questo web sia pieno di contenuti. Vabbè, adesso con uno schiocco di dita saremo allo studio Slim Dogs. Sì! Stai ascoltando? Dobbiamo girare la parte introduttiva del video di questo biliardino e ci servono dei pezzi che Adriano Santucci, quindi adesso lo chiamiamo. Ciao! Ciao! Senti, ma sai per caso dove sono i cartelli del biliardino, il video del biliardino? Ma non nel biliardino potrebbe essere. Non ci sono! E allora non lo so. Stai tornando qui? Hai detto appena arrivo, Arrivo a casa! Che cazzo, sono rimasti nella mia autovettura, nel bagagliaio. Apro il bagagliaio e non ci sono. Non ci sono. Sento che in questo momento questo video potrebbe farci rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Ora preparo l'inquadratura per fare questa parte di parlato. Ciao! Lui mi sta dettando il video della settimana che è questo. Abbiamo preso questo biliardino. Batti con forza. Ok. Quindi abbiamo preso questo biliardino. Scrivetela nei commenti qui sotto. Beh, però se mi parli addirittura sopra. Siamo giunti alla fine di questa settimana e per concludere in bellezza Marco Cioni sta raccogliendo l'uva. Ho una domanda per i fan. Se dovessimo produrre un vino della Slim Dogs, secondo voi come dovremmo chiamarlo? E così anche questo video è finito. Se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo con chiunque possa essere interessato alla nostra quotidianità canina e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!